Guardo e ascolto, così sento, percepisco, non dimentico più. Così è accaduto con La pazza di Giacomo Balla, dove l'emarginazione in note trova voce, e con altre opere di grandi artisti esposti nella Galleria d'Arte Moderna di Roma, opere per le quali il progetto Musei in Musica del Ministero dei Beni Culturali ha voluto offrire per 10 giorni il linguaggio vibrazionale della musica. Un esperimento di audioarte che durerà fino al 30 novembre. E musei e musica, cioè l'arte pittorica, l'arte scultorica, l'arte espressiva assieme alla musica, darà un nuovo modo di godere, di visitare, di apprezzare i nostri musei. È stato Francesco Cerasi a comporre la maggior parte dei brani, proprio lì, davanti alle opere d'arte. L'idea è quella di creare una fruizione autonoma di ogni quadro, quindi potersi in un futuro scaricare della musica che è stata scritta apposta per quel quadro e poterne fruire sul proprio telefono, sul proprio iPad, sul proprio iPod, in modo tale da cominciare ad avere una specie di musica dai quadri o una specie di colonna sonora del quadro. Bisogna andare lì per sentire il gusto della fusione di linguaggi. Fuga dall'Etna di Guttuso raggiunge il culmine del pathos grazie all'energia sonora. Ogni emozione già provata di fronte a certe opere si dilata, le incolla nella memoria emotiva. Le tre età della donna di Klimt, il compianto degli amanti di Miró, il concetto spaziale di Fontana, la figura di Alberto Giacometti e la scultura mobile di Alexander Calder.